Bentrovati. Da qualche anno opera a Noto la comunità alloggio per minori San Giovanni Bosco, ente residenziale operativo 24 ore. Accoglie bambini e adolescenti di sesso maschile che versano in condizioni di disagio ambientale, di disagio familiare, di disagio educativo, ma anche svantaggio socioculturale ed economico. La struttura che ha sede nella parte alta della città di Noto può accogliere fino a 10 minori. Parliamo dell'attività della comunità con il dottor Pietro Rosa, pedagogista e coordinatore dell'ente. Ben trovato. Ben trovato a te, Vincenzo, e buonasera a tutti. Come nasce questa comunità? L'idea parte da dove? L'idea parte da un insieme di ragazzi assolutamente decisi nel voler portare qualcosa di nuovo attraverso l'ordinarietà, in quanto gli interventi educativi che si svolgono in comunità alloggio per minori sono interventi educativi importanti, ma che non devono prevedere straordinarietà, in quanto l'obiettivo fondamentale è non sradicare quella naturalità data dalla quotidianità a cui compartecipano i ragazzi stessi in relazione al lavoro per l'appunto educativo che fanno gli educatori e tutte le figure professionali trasversali che si impegnano nel progetto. Ora, molti ragazzi arrivano perché sono i vari comuni che li mandano presso la tua comunità, però c'è da dire anche un elemento importante: a seguito di tutti questi sbarchi che si verificano quasi con costanza quotidiana, arrivano ragazzi che appartengono ad altre realtà. Come arrivano qui e soprattutto qual è la prima accoglienza che trovano? La prima accoglienza che trovano solitamente è il riferimento a quelli che vengono oggi chiamati MSNA, che sarebbero i minori stranieri non accompagnati, solitamente vengono accolti nei centri di prima accoglienza, salvo eccezioni particolari in cui è direttamente il comune che per emergenza contatta la comunità alloggio per minori e la stessa comunità attraverso la sua equipe che si mobilita facendo anche la prima accoglienza. Chiaramente tutti possiamo immaginare il fatto che trattasi di ragazzi che vengono da esperienze diverse, da una cultura diversa, da un qualcosa che è assolutamente equidistante rispetto a quelle che sono nostre abitudini e nostre tradizioni. Però questo non va considerato come un limite. Questo, nella maggioranza dei casi, è assolutamente un'azione di reciproco arricchimento culturale da cui dipende tanto è vero dal ragazzo, ma tanto anche da quanto noi stessi riusciamo a metterci dentro. Vedi, caro Vincenzo, una delle cose più brutte che possa oggi capitare è quello di parlare di realtà senza vivere la realtà. Oggi basta accendere la televisione, si sente sempre parlare di Operazione Mare Nostrum in passato, ora operazioni anche finanziate dall'Unione Europea, tutte queste cose, dove è l'ambito politico che sfocia sull'ambito sociale. La buona azione politica e la buona azione sociale, se sono sinergiche, è qui che si può arrivare ad importanti obiettivi. In caso contrario, si ha la dispersione di cui tutti notiamo. Però un conto è viverla la realtà, un conto è soltanto raccontarla o politicizzarla. Questo non va assolutamente bene. Dicevo poc'anzi, difatti, Vincenzo, che dalle comunità alloggio per minori o da centri specialistici che si occupano anche di soggetti extracomunitari minorenni e non, ci si aspettano interventi che siano straordinari. Così non è. Parliamo sempre e comunque, nel nostro caso, di adolescenti o di bambini. Quello che vogliono gli adolescenti e i bambini, prima ancora che noi lo vogliamo, invece di chiacchierarlo o dialogarlo, è proprio l'integrazione, un'integrazione sociale che non preveda per l'appunto la straordinarietà,
ma per l'appunto posta a prevedere l'ordinarietà dell'azione quotidiana. È così che ci siamo organizzati ed è così che noi andiamo avanti. Non mi reputo assolutamente, io e la mia equipe non ci reputiamo, meglio dire, soggetti eccezionali, ci reputiamo soltanto buoni padri di famiglia con ragazzi che non hanno né più né meno dei nostri stessi ragazzi. Ecco, tu hai parlato dell'equipe, lo staff che ti collabora. Vuoi dirci chi sono le figure professionali presenti oggi presso la casa residenziale? Certamente, Vincenzo. L'equipe è composta, così come da direttiva regionale, da educatori professionali formati in ambito pedagogico. Le competenze trasversali sono legate invece ad un minimo di servizio sociale che è giusto fare e a un trattamento psicologico che dipende da convenzioni con singoli professionisti e che dà quel taglio di professionalità trasversale all'intervento stesso. Però, ripeto, quando si parla di figure professionali e si parla di equipe, non bisogna pensare a qualcosa, diciamo, che esca fuori dalle righe di quella che è poi la quotidianità del minore. Noi ad esempio ci siamo spinti anche oltre in tal senso, con convenzioni e con protocolli d'intesa fatte con agenzie territoriali e di socializzazione presenti nella nostra cara Noto, che non sono fogli di carta o pezzi di carta scritto, sono parte integrante della progettualità di ogni singolo minore. Vedi Vincenzo, la comunità alloggio per minori, il riferimento alla progettualità di ogni singolo minore, è sicuramente l'apicentro di un processo e di un progetto che coinvolge in sé il minore. Ciò però non sarebbe sufficiente se il minore rimane in comunità alloggio. È quasi come dire, Vincenzo, un bambino, un adolescente che rimane in casa. Per questo abbiamo attivato questi protocolli d'intesa, per questo abbiamo attivato queste convenzioni. Oggi i ragazzi non fanno altro che quello che farebbe ogni ragazzo, diciamo tra virgolette, che non è poi tra virgolette l'assoluta normalità, normale. A che cosa mi riferisco in particolare? I ragazzi 3 volte la settimana frequentano la scuola calcio Rinascita Latina. I ragazzi 1 o 2 volte la settimana frequentano l'associazione sportiva Franco Mola. A seconda delle aspirazioni, perché ricordiamoci che il progetto di ogni ragazzo parte sempre dall'interesse del ragazzo stesso. Oggi operiamo in maniera abbastanza consistente anche con l'oratorio polifunzionale denominato San Giovanni Bosco e gestito dal gruppo giovani della parrocchia del Sacro Cuore. Qui fanno teatro, molti dei nostri ragazzi si sono esibiti, fanno musica, laboratori di tipo drammaturgico, eccetera, eccetera, eccetera. Per non parlare poi di percorsi anche professionalizzanti e artistici che competono i nostri ragazzi stessi. Alcuni esempi possono essere rappresentati dalla frequenza del laboratorio bandistico istituito dall'istituzione musicale Città di Noto o del centro di formazione musicale Medino per la batteria acustica. Tutto questo non è la comunità San Giovanni Bosco, tutto questo è il progetto di ogni singolo minore. Della comunità San Giovanni Bosco si è occupata di recente un canale televisivo importantissimo, la BBC. Assolutamente Vincenzo, si è occupata la BBC e questo è un risvolto che comunque, lasciatelo dire, è importante in quanto proficuo per un verso, ma dall'altro in un certo senso fa cadere anche le braccia e ti spiego pure perché. La BBC sappiamo che è uno dei canali televisivi più importanti del mondo. Era venuta in occasione dell'ultimo sbarco, strage, nel canale di Sicilia. Successivamente ha dirottato i suoi stessi servizi perché ha detto finalmente basta. Basta con, come si sente sempre chiacchierare, di un'Italia che non va, basta di una Sicilia che non va, basta di interventi che vanno sempre a malfine e che vengono chiacchierati, politicizzati, il che non va assolutamente bene. Ha direzionato praticamente la sua attenzione su una realtà virtuosa che mi onora il fatto di essere stato, diciamo, scelto dal canale BBC. Però Vincenzo, la domanda te la faccio io, ma aspettavamo la BBC per poter dire a chiare lettere che in Italia centri di accoglienza che non siamo noi, o comunità alloggio per minori,
centri più in generale che si occupano di accogliere lo svantaggio, il disagio e quant'è che sia, vanno bene. Scusami, con tutto il rispetto per gli altri canali, noi abbiamo nominato un grande canale mondiale che è la BBC. Quindi la BBC, fra l'altro l'hai detto bene tu, non è venuta qui per ricercare uno scoop indirizzato a cogliere gli elementi negativi dell'attività della casa residenziale che tu guidi. È venuta qui per mostrare in effetti una pagina di cronaca, perché è cronaca, ma una pagina di cronaca positiva. Invece vorrei concludere questa nostra striscia quotidiana lasciandoti dire, perché so che ci tieni tantissimo, l'ambito premio che hai ricevuto proprio per l'attività che porti avanti a favore dei piccoli. Assolutamente, è agganciato a quanto poc'anzi detto ed è agganciato al fatto che siamo stati la prima comunità alloggio ad aver vinto una menzione speciale bandita dall'IRCAC per la progettualità e per la legalità. Per quanto riguarda, lasciami questo appunto, sulla BBC, nessuno fu al tempo più felice di me e ancora oggi lo sono e ne sono assolutamente onorato. Vennero per un motivo, si ristabilì di fare, si fece un servizio che ha preso direzione assolutamente diversa, perché sennò chiaramente non l'avremmo fatto. Però che ce ne siano di questi servizi in Italia, in Sicilia, in trasmissione come la vostra, che ce ne siano? Che ci sia la voce, una voce che possa dire che c'è un'Italia anche che funziona, che i servizi funzionano e che possiamo realmente, ce la possiamo realmente fare se tutti insieme agiamo in un'unica direzione, che è quella dell'integrazione e dell'inclusione. Grazie a Pietro Rosa, responsabile della comunità alloggio per minori San Giovanni Bosco di Noto. Grazie a chi ci ha seguito, la striscia continuerà anche domani. Per tutti l'appuntamento è a domani.